Palazzo Montemartini, design eccezionale e sapore autentico. Siamo al Montemartini a Roma, uno degli hotel del gruppo. Ecco, come vi caratterizzate oggi? Ma oggi il nostro target clientela è un target variegato, sicuramente è un profilo alto di chi ha volontà di scegliere una struttura alternativa a quello che fino ad oggi il mercato romano presenta, nel senso che è una struttura che ha un'ubicazione particolare, che vive anche la crescita dell'alta velocità e quindi la vicinanza, diciamo, alla stazione. Questo ci dà un plus interessante. In più, voglio dire, una struttura che architettonicamente, voglio dire, ha un suo perché importante, una struttura dell'Ottocento, dove poi è stata fatta un'opera di ristrutturazione importante, dove abbiamo cercato di creare, diciamo, un mix tra quello che era la storicità del palazzo ma anche una modernità architettonica interessante. Quindi questo connubio di cose ha creato un mix che oggi viene apprezzato molto dal nostro ospite, che ha un palato, a me piace pensare che ha un palato un po' più fine di quello che... Ecco, e qual è la tipologia del vostro ospite? Ma qui a Roma e anche negli altri hotel? È un ospite che ha voglia di scegliere non tanto un albergo su Roma, un'ubicazione bassa, ma volontà di scegliere una location che lo faccia star bene, quindi che abbia un arredo giusto, che abbia la camera giusta, che abbia un design di livello, ma soprattutto poi quello, vuol dire, che forse è un po' merito anche nostro, che abbia un servizio cucito addosso, no? Diciamo che noi ci piace pensare di essere un po' sarti, cioè quello di cucire addosso, tailor made, un percorso, un'esperienza di soggiorno importante. Oggi i nostri ospiti hanno un palato fine perché sono abituati a viaggiare anche in un certo modo, sanno cosa vuol dire viaggiare, sanno cosa vuol dire mangiare bene. È chiaro che quindi noi cerchiamo di riproporre all'interno di questa struttura un contesto che possa essere, diciamo, significativo e possa essere rispondente a quelle che sono le loro aspettative. E le prenotazioni come sono per i prossimi mesi? Ma le prenotazioni sono importanti, la crescita è una crescita, diciamo, estremamente, ci fa vivere, diciamo, con una certa serenità il futuro. Ci piace vedere che c'è una grande volontà di normalità e una grande volontà di rientro, diciamo, a quello che è proprio il discorso di benessere, di vacanza, di star bene. E quindi questo cambia la metodologia con cui si prenota. Oggi chiaramente c'è bisogno di una flessibilità importante, c'è bisogno di un last second perché le persone si organizzano all'ultimo momento, però, voglio dire, l'occupazione è un'occupazione importante, che addirittura noi stiamo registrando nei mesi di apertura essere superiore al periodo ante Covid. Questo, abbiamo superato i livelli. Siamo già in termini di consuntivo nei mesi già trascorsi superiori al 2019, ma anche in termini di forecast, cioè di quello che avverrà. Le prospettive sono in aumento in maniera indeterminata. Come avete sopperito al problema un po' generale della carenza di personale? Ma noi siamo fortunati perché in quota parte abbiamo uno staff che, diciamo, repeater negli anni. Oltre a quelli che sono con noi tutto l'anno, Roma è una struttura aperta 365 giorni e quindi chiaramente abbiamo uno staff come negli altri, diciamo, che ci segue. E poi abbiamo anche degli stagionali che però continuano ad essere gli stessi, però perché, diciamo, che ci piace immaginare che all'interno ci siano delle piccole famiglie, no? Delle piccole famiglie dove, diciamo, il concetto dell'essere umano, dell'uomo, è primario rispetto ad altre cose. Questo lo notiamo noi, lo notano i nostri ospiti e lo nota anche il dipendente che continua a scegliere noi e noi loro nel proseguo della nostra attività. Secondo me oggi quello che c'è da fare, visto che il sistema Italia in questo non ci aiuta tantissimo, è potersi organizzare in casa. Noi abbiamo un progetto che stiamo portando avanti, che a stretto giro ci auguriamo di inaugurare, che è quello di una piccola academy interna, dove prima di lavorare sull'aspetto strettamente, prettamente professionale dell'individuo, si lavora sull'individuo, si lavora proprio sul senso dell'ospitalità, sul made in Italy, che è il prodotto primario che oggi va esportato nel mondo, no? È quello che ha il senso maggiore. E quindi, oltre ad avere delle location molto belle, oltre ad avere delle strutture molto belle, secondo me deve essere ancora centrale, per noi lo è centrale, quello dell'aspetto del servizio dell'individuo. E quindi questa academy vuole puntare proprio a questo, cioè vuole puntare ad avere l'individuo al centro e quindi lavorare proprio sullo stimolo, sul senso dell'ospitalità, sul modo di essere se stessi, perché se si è una buona persona si è un buon professionista.